cari pixelini, e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter. Hogwarts Mystery, ragazzi, finalmente siamo pronti a completare questo fantastico capitolo. Ragazzi, mi sa di interessante. Abbiamo incontrato Mundungus all'inizio a Diagon Alley, o giù di lì, e ci ha detto che c'era una strega oscura che ci voleva... Se non a Diagon Alley, qua, a... Ho sbagliato anche l'altra volta, nella prima parte, qui a Hogsmeade, che tra l'altro ce l'ho anche scritto qui in alto, quindi sbagliarmi così proprio veramente pessimo. Ci ha detto che c'era una strega che... C'è qualcosa che non va. C'è una strega oscura che sta chiedendo di noi. Ha chiesto di noi prima all'Ollivander, ma che bacchetta ha avuto, eccetera. E poi anche alla tipa della libreria, per sapere cosa leggo. E questa tizia parla con un mago in bianco. E probabilmente è il mago di Maukotoro, Maukakatotoro, Luli. Luli, ragazzi. Per gli amici, Luli. Ma ragazzi, andiamo a concludere questa avventura e scoprire, sperare di scoprire qualcosa di questa strega oscura. Posso tornare dai miei clienti, Bilton? Aberforth, necessito della tua totale attenzione. Per cosa? Bilton sta tenendo Aberforth tutto per sé da un'ora ormai. Un'ora? Quindi, scusate, ma io come ordino? Bene, tieni un basso profilo e non dire il mio nome ad alta voce. Sei così pelato, eccetera, che ti si riconosce subito. Aspetta, perché? Perché nessuno lo vuole? Perché tecnicamente non posso entrare qui. Aberforth mi ha bandito da questo posto 15 anni fa e non potevamo incontrarci da un'altra parte allora. Cioè, non capisco. E perché siamo qui? Dovremmo cercare la strega oscura. Guardala. Oh! No, aspetta, momento, momento, momento. No, non può essere. No, no. Se è quello che io penso, no, non l'accetto. Se questa è Lestrange, se quella è quella Lestrange, perché ci assomiglia? No, basta, io quitto. Perché la vera Lestrange in questo periodo dovrebbe essere l'Azkaban. Speriamo che non sia lei. Spero vivamente che non sia lei perché sono molto arrabbiato in questo caso. Quella potrebbe essere la strega oscura che era all'incontro di Notturnalli a cui sono andato nei panni della Rakepeak. T'assomiglia? Ehi, non fissarla così. Giusto, scusa. Che pivellino che siamo, Rocky. Sei un pivellino. Sei sicuro che è lei, Rocky? Che ne so. La prima volta... Ah! Cavolo! Devo andare a rivedere quel video. Aspettate. Ragazzi, ragazzi, allora io ho barato abbastanza andando a guardare il mio video scorso e sì, sono sicuro, è lei. Però è possibile che io non mi sia accorto prima che assomigliava un sacco a lei, però non credo a questo punto, cioè io spero che non sia effettivamente Estrange, perché non può essere. Non può assolutamente essere, perché mi è stato semi-spoilerato che ci sarà un qualcosa di wow in questo capitolo. Non so cosa, speravo di non sapere neanche questo, perché io non voglio sapere nulla. Purtroppo, però, mi è stato detto, però, vabbè, pazienza, nel mio gruppo i pixelini li bacchetto abbastanza, però c'è un bellissimo bot chiamato Spoiler Bot, ma non sempre lo usano. Peccato. Sì, sono sicuro che sei lei, la riconoscerei ovunque. Se sei sicuro, per me è sufficiente. Sufficiente per fare cosa? Dovremmo ascoltare di nascosto cosa sta dicendo. Ma non è tipo da sola? Va bene, proviamo ad ascoltare cosa dice di nascosto. Ovviamente la musica è sparita di nuovo, non c'è assolutamente un minimo di musica in questo gioco, però direi che facendo così, partendo di qua, ecco qua, ora è tornata un po' di musichetta, quindi chiudendo di qua. Ok, è tornata finalmente la musichetta. Oh, sta parlando con questo tizio qua e quei due stanno ridendo, quindi se loro ridono io non riuscirò a capire un tubo. Ma ragazzi, eccoci qua. Siamo troppo lontani, come facciamo a capire? Sediamoci in quel tavolino. C'è troppi maghi oscuri qua, ragazzi. Eppure questi. Ma che è sta roba?
Ma che è sta roba, oh? Ascolta, ho una storia da raccontarti. Era una fredda giornata autunnale. Non riesco a sentirla. Bilton parla troppo forte. Sì, appunto. Quella strega oscura indossa un cappello a falda larga con una piuma. Mi raccomando, aiutami a non farmi vedere da Aberforth. Ma perché non ti sei travestito allora? Cioè, sto per ricevere altre informazioni. Potrebbe essere il momento di unirsi a noi. Per chi? Per noi? Cioè per me? Visto che dicono, ah sì sì, mi unirò alla loro causa. Bilton, vuoi impedirmi di fare il mio lavoro finché non te ne andrai? Sì, penso proprio di sì. Ilpixelmato.it/taquini. Un altro giro, Aberforth, forza! No, prendete un altro giro, che sennò viene da noi e ci vede. Che cavolo. Le basi. Nessuno mi ha seguito, giuro. Riesco solo a capire qualche parola. Ah, ecco perché non sono discorsi completi. Ci incontreremo presto di nuovo. Verso dove? Non ho capito le passo mio marito. No, Bilton, non puoi aprire un nuovo conto qui. Quante ce n'è ancora di conti? Ascolta una storia della... Oh, questa l'abbiamo già letto, ragazzi. Non riesco a sentirla. Bilton parla troppo forte, d'accordo. Quella strega oscura indossa un cappello a falda larga con una piuma. E speriamo che vediamo un po' questo qua. Sto per ricevere altre informazioni già letto. E vediamo un po' questa ragazza. Stavo per premere la pubblicità, non volevo, però è sparita di nuovo la musica, incredibile. Potrebbe essere il momento di unirsi a noi. Ok, abbiamo letto tutto quanto, quindi ragazzi, eccoci qua con tutte e cinque. No, scherzavo, ma per pochissimo. Ma adesso, con tutte e cinque, le stelline. Ma ce l'hai con me allora? Cioè, scusami, vuoi fare la figura della Lock? Gilderoy. Oh, caro Gilderoy! Bella questa battuta, eh? Ma ragazzi, eccoci qua. Quella è proprio la strega oscura dell'incontro di Nocturne Alley, che lavorava per R. Ho sentito a malapena quello che diceva. Bilton e Aberforth facevano troppo caos. Ma ho sentito benissimo che sta per ricevere informazioni e che la strega oscura incontrerà presto qualcuno. E spero che a questo punto questo qualcuno sia la spia di Hogwarts. Spero. Oh no, se ne sta andando. Nascondiamoci. Se ne sta andando. Non è di lì la porta per uscire, però. Credevo. Siamo dietro il bancone. Ci è mancato poco, direi. Mi chiedo perché è tanto interessata a te. Magari sta parlando di qualcun altro in realtà. No, perché ci ha cercato tutte le cose. Chissà se ha qualcosa a che fare con quello che il mago di Mautokoro mi ha detto su R. Cosa che non mi dirai, giusto? No, assolutamente no. Non abbiamo tempo. Sono certo che la strega oscura stia per incontrare la talpa di Hogwarts, ma non so dove. Beh, guarda caso ho una pista su dove potrebbero incontrarsi. Hai un po' troppe piste, Mundungus, però, eh? Non è che anche te sei stato pagato, no, eh? È fantastico, Mundungus, però terrò la bacchetta... controllarti, giusto per dire. Ti manderò un messaggio a tempo debito. Oh, e porta il tuo mantello dell'invisibilità, ci servirà. Molto, molto bene, ragazzi, siamo pronti ad andare verso la fine. Devo recuperare una cosa, non muoverti da qui, io mi muovo, mi avvicino, perché ragazzi, bene, ho quello che mi serve, muoviamoci. Ragazzi, voglio andare a concludere, finalmente, questo capitolo. Per concluderlo però dovrò di nuovo cliccare qui, perché voglio di nuovo avere la musica, visto che la musica non mi viene data, e uno di voi, ragazzi, non funziona stavolta, no, ha funzionato, uno di voi, ragazzi, qualche video fa mi aveva detto, ma questo gioco è fatto benissimo, non ci sono bug né altro. C'è un vento fuori, io spero che voi non lo sentiate, c'è un vento fuori veramente fortissimo, proprio fortissimo. Ma ragazzi, eccoci qua, pronti a concludere l'avventura. Siamo da Magi Sinister, Borgin & Burgess.
Mi hai detto che sapevi dove sarebbe andata la strega oscura di R, che fa domande sul mio conto. E continua a dire che siamo fuori da Hogwarts. A Nocturnalley, poi. Va bene. Ma qui non c'è nessuno, Mundungus. Perché Mundungus ci ha venduto, secondo me. Perché siamo in anticipo. O perché tu mi hai venduto e scapperai e arriverà lei. Devo sapere perché vuole informazioni sulle mie bacchette. E su tutto ciò che leggo e cosa succederà a questo incontro? Mettiti il mantello di invisibilità intanto. Non preoccuparti, lo scoprirai. Spero che ne valga la pena. Devo ancora finire una pergamena per il tema di fine anno di Vitius. E di... Vabbè, sì, Lully. Questo, ci stiamo preoccupando di compiti. Non preoccuparti, il tuo tema andrà bene. Forza, discutiamo di cosa abbiamo scoperto finora. Ma certo, in questo posto, dove tutti ci possono vedere, prendiamo tempo a chiacchierare. Ma certo, mi sembra giusto, saranno 8 ore. L'avevo pensato, sono sicuramente 8 ore. Mamma, questa mano gigante mi mette ansia, tutta sta roba mi mette ansia, ma eccoci qua. La strega oscura ha chiesto informazioni su di te a Villanelle e Ollivander. Sì, lo so, non serve che me lo ripeti. Spero che otterremo delle risposte, e lo spero anch'io. Hai qualche teoria? Sì, che tu mi abbia venduto e morirò molto presto. Fra atroci sofferenze. L'ultima sala maledetta è stata sigillata. Cosa vuole ora R? Vuole me, vuole, a quanto pare, no? Non deve dirlo, però. Aspettiamo insieme ciò che sappiamo. Mettiamo insieme ciò che sappiamo. Sorry. Sappiamo che questa strega oscura sta cercando informazioni sul mio conto. Ogni tanto il volume della musica va e viene, non capisco. Mi sembra che sia sta... tanto che... Non ho capito, ero distratto. Non so ancora chi sia la talpa di Hogwarts. Ecco, tra gli altri bug, ora per esempio è risparita la musica. Così, a caso. La strega oscura ha chiesto informazioni su di te a Villanelle e Ollivander. Sì, l'abbiamo già detto. Spero che otterremo delle risposte. Non sto traendo nessuna conclusione. Che importanza hanno le tue bacchette e i libri che leggi? Dipende magari dalla persona interessata a capire il mio carattere. L'ultima sala maledetta è stata sigillata. Cosa vuole ora R? L'abbiamo già letto, ragazzi. Hai qualche teoria? L'abbiamo già letto. Abbiamo anche finito l'energia. Mamma, e vediamo un pochettino qui. Sappiamo che questa strega oscura sta cercando informazioni sul mio conto. Abbiamo letto anche questo, quindi ragazzi, vi salto tutto. Ci vediamo fra poco. Ma ragazzi, eccoci qua. Finalmente, mamma. Sappiamo che la strega oscura lavora per R e che è interessata alle mie bacchette e a ciò che leggo. E questo sono io, non sono Mundungus. Ops. Forse oggi scoprirò altro e riuscirò a capire di più su questo mistero. Mundungus, sei sicuro che la strega oscura verrà qui? Sì, perché ci ha tradito, è lui che ci ha venduto a lei. Continua a dire questa mia teoria. Se non lo farò, se non lo farà, ti offrirò una burro birra. Aspetta, ma... Perché ci arrabbiamo così? Vedo che hai portato il tuo mantello dell'invisibilità. Ok, me l'hai chiesto, perciò l'ho fatto. Bene, dovrai metterlo subito, al momento giusto. Non posso metterlo ora? Essere più tranquillo? E tu dove ti nasconderai? Ho portato il mio mantello dell'invisibilità personale. Non preoccuparti per il vecchio Mundungus. Forza, mettiti il mantello e stai in silenzio. Dovrebbe arrivare fra poco. Al momento giusto, mettiamolo subito. Come avevo detto io. Chi sarà? Oh, eccola, è arrivata, ragazzi. È arrivata. Benissimo. Ok. Cosa? No. Aspettate, ma lei non voleva ucciderla. Non voleva uccidere la Reggie Pick. Non è. No. Tutto torna. Tutto torna. No, ragazzi. No, io mi. Allora, questo è successo al primo anno, al secondo anno, al terzo, tanto al quarto. Ormai mi ci stavo affezionando a Merula, però. Mi ha aiutato a finire la maledizione lì. Stavo per essere sconfitto nella sala maledetta da quella cosa che mi faceva rivivere all'infinito le cose e mi ha portato via. Ecco perché mi ha portato via. Perché lei non era stata presa dalla maledizione.
Però non traiamo le conclusioni. Non traiamo troppe conclusioni. Non traiamo troppe conclusioni. Sei in ritardo, come sempre. Non importa. È arrivato il grande momento. Sei pronta a unirti a R, Merula? Potrebbe anche essere che Merula stia facendo il doppio gioco per sconfiggere la Rickpick, eh? Sì, ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto e sono pronta a lasciare Hogwarts. Sono pronta per fare di R la mia vera famiglia. Non ci credo, ma... Cosa? No, aspetta, momento. A parte il fatto che il mantello è più alto di noi, non ci tocca. Non so chi sia, non sto leggendo il dialogo. Uno, chi è questa? Due, cosa c'è? È doppio gioco del doppio gioco? Sei oscura. Tu conosci la verità e hai dimostrato il tuo valore. Chi è questa, Mo? Perché si è trasfigurata? Sì, sono degna della vostra congrega. Finalmente otterrò il potere che merito. Sì, avrai tutto il potere che potrai mai desiderare, se farai come promesso. Certo, porterò Rocky Balboa dove devo. Si unirà a R, proprio come me. Oh, il tuo percorso è solo iniziato, Merula Snipe. Vediamo che noi non veniamo... Ok. La porta via. La talpa di Hogwarts è... Merula? È esattamente così, Silly. Esattamente così. Ragazzi, io sono stato... Nuovo livello. Cioè, sono sconvolto. Io ero quasi convinto che la nostra cara spia fosse Alanza. Non convintissimo, perché in realtà supponevo anche qualcosa con Ben. Merula. Ok, è vero che cerca sempre la potenza, ok, è vero che cerca sempre tutto questo, però non me lo sarei mai aspettato. Mai, mai, mai aspettato. Ragazzi, mentre ho per errore smosso tutto quanto. Ragazzi, proprio non me lo sarei mai aspettato. Ma proprio zero, 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 no. Però purtroppo è successo così. Però sono ancora lì a dire, potrebbe non essere come sembra. Potrebbe. Non ci credo molto, ma potrebbe. Però ragazzi, tutto questo lo scopriremo quando uscirà il nuovo capitolo, sperando che giovedì prossimo esca la fine dell'anno. Ci manca l'ultimo capitolo, la fine dell'anno, più il nuovo capitolo del settimo anno. Speriamo, speriamo. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ragazzi, voglio una serie di commenti, voglio una serie di mi piace, voglio un sacco di cose per tutto ciò. È veramente qualcosa di emozionante. Veramente, veramente emozionante. Per oggi è tutto, che altro dire? Lasciate un mi piace, iscriviti al canale, attivate la campanella per non perdere questi nuovi video che ora si fanno veramente, veramente interessanti. Per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto! Mamau! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!